But time is running out. Global transition to a low-carbon energy system requires all power grids in the world to evolve. Oggi siamo qui per lanciare un'iniziativa molto importante all'interno dell'ambizione Net Zero che Enel ha dichiarato entro il 2040, quindi in anticipo rispetto ai tempi discussi nella COP26. Quindi in questo contesto la rete, quindi le reti di Enel, si pongono l'obiettivo di diventare pienamente sostenibili entro il 2040. Questo significa avere una traiettoria molto consapevole di tutto quello che dobbiamo fare nei prossimi anni in termini di innovazione, di tecnologia, di investimenti per trasformare un'infrastruttura molto grande, le reti di Enel, in particolare la rete italiana, in un'infrastruttura che da una parte abilita la transizione energetica, quindi permette il collegamento delle rinnovabili, l'elettrificazione dei consumi, ma di per sé essa stessa diventerà un'infrastruttura senza emissioni. Trasformare questa infrastruttura in un'infrastruttura affidabile, resiliente, partecipativa e anche sostenibile ovviamente crea la possibilità ai consumatori finali di elettrificarsi, quindi contribuendo essi stessi alla transizione energetica, sapendo che l'infrastruttura che gli permette l'elettrificazione è anche essa stessa compatibile con l'ambizione di decarbonizzazione. Questa è una sfida veramente molto importante, quindi oggi lanciamo anche un'altra iniziativa, che è l'iniziativa appunto di una collaborazione piena, aperta, non tipica del settore, diciamo, dei settori infrastrutturali. Noi per la prima volta ci apriamo alla collaborazione con tutti gli stakeholder del nostro sistema, lanciando la Open Power Grid Association, che serve a affrontare la sfida della transizione energetica non in modo isolato, ma tutti insieme, in modo da farla avvenire velocemente e in piena, diciamo, compatibilità per i costi e per, diciamo, la sostenibilità ambientale, che è quello che ci chiedono i clienti. L'iniziativa in realtà si compone di due iniziative: la costituzione di un'associazione a cui possono partecipare tutti quanti i soggetti che sono interessati al cambio della tecnologia con cui vengono realizzate le reti di distribuzione nel mondo, quindi sono gli operatori del servizio di distribuzione, i DSO, i fornitori di materiali, le società di ingegneria, ma anche le università, i centri di ricerca, tutti coloro che sono accomunati dall'obiettivo della Net Zero Ambition nella realizzazione delle infrastrutture elettriche. La seconda parte dell'iniziativa è la messa a disposizione di tutti in un ambiente open di tutte le tecnologie che in 60 anni Enel ha elaborato per costruire. Quindi in questa piattaforma si troveranno praticamente le istruzioni per costruire delle reti di distribuzione in una maniera molto aperta e collaborativa. Naturalmente l'interesse chiaramente non è fare beneficenza, evidentemente, ma è quello di stimolare proposte di miglioramento di quello che abbiamo realizzato finora in chiave di miglioramento della sicurezza, dell'affidabilità e della sostenibilità delle reti elettriche. This is the next level of grid futurability. Let's build our net zero future. Faster. Together.